Assessore Garavaglia, partiamo dal discorso del cardinale Scola in aula oggi, preceduto anche dal discorso del presidente Maroni, che ha detto che la Lombardia si sta impegnando molto sulle fragilità anche di carattere più economico. Sì, un bel intervento quello del cardinale di spessore, ma non c'era dubbio su questo, e soprattutto molto mirato sulla situazione attuale, che necessita, proprio per la sua complessità, di soluzioni a 360 gradi, quindi esattamente in linea con quello che diceva prima il presidente Maroni. Sappiamo che ci sono un sacco di problemi e si cercano di trovare tante piccole soluzioni. Ecco, proprio anche ieri i dati dicono che in Italia è diminuito il reddito disponibile per le famiglie, nel frattempo invece c'è stato un aumento dei prezzi. Beh, non poteva che essere così. Il problema di fondo nasce da scelte sbagliate, scellerate, fatte prima dal governo Monti, poi dal governo Letta, in particolare questi accordi europei che non sono semplicemente sostenibili. Quindi o si cambiano questi accordi oppure questa china è destinata solo a peggiorare. Quindi rivedere i vincoli europei, come dice la Lega. Assolutamente, altre soluzioni non ce n'è. In questi giorni sta tenendo banco la questione all'Italia, si dice che entro il mese dovrebbe arrivare questo accordo con Etihad, la compagnia araba. Qual è la sua opinione? È un bene questo investimento oppure no? Personalmente sono dell'idea che l'Italia doveva fallire a suo tempo, purtroppo non è fallita e si prosegue con questi tentativi di salvataggio. È chiaro che quando entra però un partner straniero forte ci mette i soldi, poi comanda lui. È intervenuta anche Lufthansa, che la ritiene un aiuto di Stato. Può essere considerato un aiuto di Stato oppure no? Il ministro Luppi ha detto che non è così in realtà. Ma dipende poi dalla forma dell'accordo. Se l'accordo è un'acquisizione, no. Se l'accordo prevede poi dei passaggi particolari, allora sì. Oggi non abbiamo elementi per giudicare. Rispetto a Malpensa, ieri anche lo stesso presidente Maroni ha detto che serve un accordo aeroportuale e serve soprattutto rilanciare Malpensa. Finché appunto non c'è un quadro più definitivo, è bene che però la quota di sea resti pubblica. Come si può rilanciare Malpensa secondo me? Ovvio che SEA deve rimanere così com'è, semmai è da valutare un intervento di regione in SEA. Malpensa ha delle ovvie potenzialità, fa parte dell'area più sviluppata del paese, è l'aeroporto di riferimento dell'area più sviluppata del paese, è una naturale testa di ponte fra l'America e il Far East, quindi è tutto facile. Quello che blocca Malpensa è purtroppo solo lo Stato italiano. Nuovo investimento, l'arrivo di Etihad, di questa compagnia araba, potrebbe in un certo senso aiutare il lancio di Malpensa in qualche modo, secondo lei? Alla fine paradossalmente la pensiamo come Lufthansa. Se è un accordo di carattere puramente commerciale di mercato, Malpensa non ha nulla da temere, perché il mercato va dove c'è il mercato e quindi su Malpensa. Se viceversa è un intervento che vuole salvaguardare rendite di posizione, quindi anche Fiumicino, non inteso come un Fiumicino, ma come un bacino romano di posti di lavoro, allora diventa aiuto di Stato e quindi non va bene. Senta, un'ultima domanda. Da ieri è partita l'infrazione europea per l'Italia, che è la maglia nera per i pagamenti della pubblica amministrazione, ma anche tra imprese. C'è tempo 5 settimane, si è detto, altrimenti si rischiano molti miliardi insomma di multa. Come mai ancora non si riesce a diminuire questi tempi di pagamento? Due ordini di questioni. La prima, la Regione Lombardia già oggi paga 60 giorni e abbiamo dato come obiettivo 45 giorni, quindi siamo ampiamente sotto quelle che sono le regole europee. Il problema è tutto il resto del paese. Perché non si paga? E qui ci va, da un lato disorganizzazione e soprattutto si... Pensiamo a certe realtà del centro-sud, si accettano fatture senza avere i soldi per pagarle, cosa che è banalmente fuori legge. Dall'altro ci sono i temi del patto di stabilità, noi dovremmo cambiare queste regole. Siamo al discorso iniziale, se non si cambiano queste regole sarà impossibile per il sistema paese rispettare le direttive. Ma il patto di stabilità, se viene deciso di essere allentato, cioè va concertato con le regioni? Più che con le regioni va concertato con l'Europa e l'Europa dice di no, siamo sempre punto a capo.
o cambiano le regole o il sistema salta.